Finalmente una bella giornata per il Casentino. Infatti, nonostante il clima autunnale, tantissimi cittadini di ogni età e idea politica hanno disposto sabato 12 novembre all'appello lanciato dal Comitato Salute Casentinese in difesa dell'ospedale di zona e per chiedere il ripristino dell'emergenza chirurgica. Questa data dovrà essere probabilmente ricordata anche perché, forse per la prima volta, un'iniziativa nata dal basso ha unito i casentinesi in difesa del diritto fondamentale alla salute. È Carlotta Balzani, presidente del Comitato Salute Casentinese, che spiega le ragioni di questa importante iniziativa. Carlotta Balzani, Comitato Salute Casentinese, grande manifestazione oggi a Bibbiena per salvare l'ospedale del Casentino. Le ragioni di questa grande manifestazione e della partecipazione dei cittadini. Siamo qui questa mattina proprio a manifestare per dimostrare la nostra volontà ai nostri sindaci e alle nostre istituzioni. Un forte attaccamento ai nostri diritti, al diritto della salute, e richiediamo in primis il ripristino dell'urgenza chirurgica, poiché ci siamo costituiti successivamente al punto nascita, un punto nascita che ci è stato soppresso in cambio del mantenimento dell'intera offerta ospedaliera complessiva. Solito mese che ha sancito la chiusura del punto nascita è stata chiusa l'urgenza chirurgica. Ebbene, un casentino come il nostro, che sta affrontando dei problemi sia a livello economico, di spopolamento giovanile, che ha forti criticità a livello di viabilità, di pubblico trasporto, non può essere privato di questi livelli assistenziali, perché come ha detto anche il presidente della Confcommercio zonale, il dottor Baracchi, non bisogna più analizzare la sanità sotto una visione di costi, ma bisogna affrontarla in un'ottica ben più ampia, guardando anche al tessuto sociale ed economico. Ed è per questo che allora siamo qui a manifestare. Così, una manifestazione rumorosa e partecipata è partita dall'ospedale di Bibbiena ed ha raggiunto il centro cittadino, passando di fronte alla sede del comune, per l'occasione presidiata dalle forze dell'ordine con uno schieramento che è apparso a tutti veramente eccessivo. Tante le voci che si sono alzate dal vivace corteo, soprattutto all'indirizzo dei sindaci del territorio, che si sono piegati, senza neppure proporre alternative e senza una condivisione delle decisioni con i cittadini, ai voleri della Regione e del PD. Dopo il punto nascita, l'ospedale del Casentino perde anche l'emergenza chirurgica e ogni volta, da parte della ASL e dei sindaci locali, si sprecano le parole e le rassicurazioni per spiegare che si tratta di un potenziamento e di un miglioramento dei servizi. Ma è ormai chiaro a tutti che in realtà si tratta di bugie e che nei fatti si sta realizzando la politica di privatizzazione della salute che dall'alto si vuole imporre alla Toscana e alle zone periferiche in particolare. Giuseppe Ricci, del comitato promotore del referendum che chiede l'abolizione dell'articolo 34 bis della legge 40 del 2005, quello che introduce di fatto la sperimentazione della gestione privata nella sanità, ribadisce e sottolinea quello che sta accadendo. Giuseppe Ricci, il comitato promotore del referendum regionale sulla sanità, oggi a Bibbiena per una manifestazione dove si parla sempre di ospedali, di sanità, di sanità pubblica. Che legame c'è fra questa iniziativa del Casentino e l'iniziativa regionale che punta al raggiungimento delle firme per il referendum? Il nesso è abbastanza evidente. Noi da sempre siamo a difesa della sanità pubblica, abbiamo contestato le scelte regionali sull'accorpamento dei presidi, delle attività, abbiamo contestato le scelte fatte di privatizzazione,
qui siamo davanti ad un paradigma di ciò che sta capitando a livello regionale, cioè il desiderio di spogliare come un carciofo lentamente tutte le strutture periferiche. Tra un poco spoglieranno anche gli ospedali ex provinciali per centralizzare il tutto verso i tre policlinici di Firenze, Siena e Pisa. Di fronte a questo la presenza nostra oggi era assolutamente necessaria. Sosteniamo la battaglia del Comitato, la battaglia dei cittadini. Noi siamo convinti che i sindaci hanno perso veramente una grande occasione. Potevano con il loro potere, con la loro forza, dire no a questa politica scellerata e sciagurata del PD, viceversa sono, come dire, schienati, si sono resi proni e disponibili, addirittura esaltano gli stati di crisi. Questa non è la terra che noi vogliamo la terra dei cittadini. Si pretende che il servizio pubblico non sia necessariamente un profitto, quindi siamo a fianco sempre e costantemente dei cittadini contro i soprusi della cosiddetta casta. E la raccolta delle firme per il referendum continuerà ancora per qualche settimana, l'obiettivo è di concluderlo? L'obiettivo è di concluderlo nell'ultimo giorno utile disponibile, che è il primi giorni di gennaio. Invitiamo pertanto i cittadini che ancora non hanno firmato a firmare questo nostro referendum. Ripetiamo, il referendum è l'unico strumento democratico che la legge ci consente per dire no a questa politica sanitaria, ripeto ancora una volta, scellerata di Rossi e del PD. Le firme a sostegno della proposta di referendum sono uno dei modi con cui sarà possibile continuare la mobilitazione e l'impegno dimostrato nella manifestazione. Anche con questa raccolta di firme i cittadini continueranno così a farsi sentire in Casentino. Consapevoli con la loro scelta di scendere in piazza e metterci la faccia, hanno probabilmente dimostrato di non voler mollare. Questo è sicuramente quello che fa più paura, perché se i cittadini prendono coscienza di quali sono i propri diritti, non ci sarà più scampo per chi da troppo tempo gode di privilegi non meritati, pretendendo di decidere per tutti.